Amici cacciatori, buongiorno e benvenuti nel campo di Lonato del Garda. Siamo ospiti della linea Fausti e qui ho una delle loro doppiette. Forse fra i modelli più classici è la doppietta Dea, disponibile in diverse versioni. Ne abbiamo qui anche disponibile un'altra versione, che è quella Upland, quindi con lunghe cartelle SLX. Prima di andare a provarle direttamente in pedana, quindi a divertirci, andiamo a scoprire i dettagli di queste armi con chi li pensa proprio per noi cacciatori. Sono infatti qui Barbara e Giovanna. Ciao Fabio. Ciao, buongiorno. Ciao. E come vi dicevo, Giovanna ha il modello Dea Upland SLX con le lunghe cartelle, ma cominciamo parlando, Barbara, del modello Dea che avevo già introdotto. Una doppietta disponibile in tutti i calibri. Esatto. Oggi le avete portate entrambi nel calibro 28. Nel calibro 28, sì. Allora, noi per ogni doppietta abbiamo un progetto specifico, non solo a livello estetico, ma anche per tutta la componentistica e il discorso del meccanismo. Come dicevi tu, in questo caso ho un calibro 28 con bascola dedicata, con cartelle corte e l'incisione è un'incisione a laser ma a cesello profondo. Proponiamo due versioni, la versione tartarugata, che è questa, e la versione argento vecchio. Nel calibro 28 è disponibile con calcio all'inglese e asta semicastoro per avvolgere meglio. Certo, anche perché nel piccolo calibro un'asta di questo tipo, ovviamente soprattutto a caccia, aiuta molto nel brandeggio. Esatto, e anche a livello estetico, non essendo esageratamente grande, è comunque molto carina. E quest'arma viene proposta anche col calcio su misura. Prestiamo, come tu sai, particolare attenzione alla bilanciatura e alla geometria, sì, delle canne, e quindi la geometria delle canne e la bilanciatura e un calcio su misura fanno di quest'arma un'arma veramente affidabile, pratica e, diciamo, senza tempo. È un'arma che si può ottenere con strozzature fisse e con strozzature intercambiabili, e anche la lunghezza canna viene poi definita in base al tipo di caccia che il cacciatore andrà poi a praticare. E come dicevo prima, è un'arma molto elegante pur essendo funzionale. Bene Giovanna, io mi accomodo al centro e andiamo invece a scoprire l'altro modello di cui parlavamo, che è il modello con le lunghe cartelle. Un'incisione che è realizzata a mano e il cacciatore può scegliere diversi temi, oppure raccontaci un po' l'arma e le caratteristiche che invece distinguono dal primo modello. Va bene, è un calibro 28, come diceva Barbara prima, la lunghezza delle canne è 1,70 cm, in questo caso abbiamo le strozzature fisse 4 e 3, e un calcio all'inglese nella doppietta. Io credo che sia comunque la cosa più elegante, certo, in assoluto. Parliamo come ovviamente sempre di legni di alta legni qualità, di qualità europeo, scelti. E in questo caso abbiamo l'incisione tartaruga, perché come ha accennato Barbara, in entrambi i modelli ci sarà e c'è la versione tartaruga e colore argento vecchio. E i soggetti possono essere scelti sulla base del tipo di caccia che il cacciatore va a fare, perché in questo specifico caso, nel modello Dea Upland SLX, possiamo personalizzare totalmente l'arma, quindi le lunghezze delle canne, le misure del calcio e anche quella che è l'incisione, che in questo caso è un'incisione firmata dai maestri incisori, e i soggetti sono tra l'altro con tre tipi di finiture, quindi abbiamo l'argento, abbiamo l'oro e poi abbiamo il rame, per cui colori che risaltano tantissimo e veramente danno un effetto. E richiamano anche il logo riportato sulla guardia, esatto, del grilletto. Sì, infatti io credo che ormai tutti sappiano che Fausti negli ultimi due anni ha cambiato totalmente quella che è l'immagine e soprattutto il logo aziendale, che per anni è stato il nostro logo araldico, sostituendolo con delle linee molto semplici, pulite, che rappresentano due F specchiate, ma rappresentano anche un palco di un cervo. In questo caso vediamo un'asta come nella doppietta Dea, esatto, un semicastoro. Sì, perché come dicevate prima, con delle canne del calibro 28, utilizzandole poi comunque è molto più pratico avere un'impugnatura con un'asta semicastoro. E faccio notare un altro dettaglio, che il nostro logo
viene riportato anche sulla chiave di apertura, quindi in una posizione molto, molto bella, particolare, che comunque contraddistingue ormai tutte le nostre armi. Tutto questo adesso lo andiamo anche a provare direttamente sul campo. Voi potete riceverle come meglio desiderate, secondo le vostre misure. Io mi adatterò ai due modelli che avete oggi portato qui, cercherò di non sfigurare, di fare del mio meglio. Grazie per averle portate qui e adesso aspetta a me. Beh amici, sicuramente una serie impegnativa con entrambi i fucili, ma divertente, perché sempre divertente è il calibro 28. Abbiamo visto delle belle rotture a diverse distanze, quelli che non si sono rotti non è colpa dei fucili, li ho ovviamente sbagliati io. Barbara, Giovanna, ci sarà sicuramente un ultimo dubbio da parte dei cacciatori. Sono belle e impossibili? Qual è il prezzo di queste doppiette? Allora, la nostra Dea in calibro 28, 4.500 euro, mentre nei calibri 12 e 20 costa meno, 3.800. Mentre per il modello Upland? Il modello Upland SLX siamo a 6.600 per il calibro 28 e 410 e 5.800 nel calibro 12 e 20. Perfetto, credo che sappiate a questo punto davvero tutto. Se volete scoprire di più vi basterà andare in Fausti oppure portare direttamente le doppiette a caccia. In bocca al lupo per le prossime stagioni.